partita ovviamente giocata molto a sprazzi, purtroppo. Solo che gli sprazzi positivi sono stati poi alla fine a favore per Cremona. Dobbiamo essere ovviamente più continui, perché alterniamo a 5 minuti buoni e 5 minuti in cui sembriamo bambini, sembriamo veramente così, non gli stessi dei 5 minuti precedenti. E quindi a dare continuità, lavorare tanto e sicuramente provare a essere squadra nel momento in cui i ragazzi sanno che stiamo cambiando parecchio e quindi forse si fa più fatica a essere coesi nel momento in cui effettivamente si sta cambiando un po' la faccia della squadra. Qualcuno gioca sapendo che andrà via, qualcuno gioca sapendo che cambierà i compagni che sono di fianco. Simos ovviamente indietro, come sapevamo. Quindi sono tante cose da sistemare, c'è tanto lavoro da fare e un gruppo che sta avendo adesso una metamorfosi importante e che dovrà digerire ovviamente questo periodo cercando di farlo giocando spesso, perché ci siamo anche la Coppa, quindi facendo ovviamente tesoro di tutte le esperienze che si possono fare e cercare di compattarci immediatamente, perché in questo momento dobbiamo assolutamente cercare di dare continuità ai minuti buoni che facciamo sul campo. Se qualche minuto buono, qualche minuto cui si perde, e dicevo che le cause possono essere diverse, come dicevo, per cui dobbiamo cercare di dare, ripeto, dare maggiore continuità. Prego. All'inizio avete cercato molto Simos, facendo molto confusione, e poi appunto c'erano molte facce che mi sembravano abbastanza lì, cioè James su tutti, per esempio, cioè, l'ho visto abbastanza spaesato stasera. Sai, James è un ragazzo che Simos, come ti dicevo, non so se indietro di Simos, purtroppo abbiamo iniziato dando la palla per cercare di coinvolgerlo subito e ha fatto fatica, perché è un ragazzo che purtroppo non ha mai giocato una partita. In questo momento lui è al torneo di San Pancrazio, quindi come se fosse quest'estate. Questi sono i primi minuti che fa dalla scorsa primavera di partita, diciamo. Ha costato qualcosa quest'estate, ma è veramente tanto che non gioca una partita. Sì, ci sono delle facce che devono ritrovarsi, perché ripeto, purtroppo stiamo cambiando faccia. Ha cambiato faccia e quindi ovviamente dobbiamo trovare una identità di un gruppo che effettivamente si sta modificando, quindi può accadere che ragazzi non esperti, perché abbiamo gruppi di ragazzi non esperti come altri, come Tanner, che sono ragazzi giovani comunque, possono subire effettivamente possono avere una ripercussione nel sapere di queste cose. Forse la zappa di piedi si è tirata a Turner quando si è scordato Vitali, per facilissimo. Sì, lui ovviamente erano nettamente in partita, rientrati assolutamente, rientrati proprio, fatto un'ingenuità, però sai, diciamo che purtroppo nella pallacanestro sono errori che se fatti il primo minuto hanno peso, gli errori fatti magari a 5 dalla fine hanno un peso molto diverso, quindi purtroppo, ripeto, un'esperienza, abbiamo rookie dell'anno scorso, si è fatto lo suo primo anno in Europa, è un ragazzo che sta cercando di continuare a crescere ed è quello che, di cui effettivamente si vede, è che sono ragazzi che fanno fatica a fare, diciamo, anche quattro punti, le due partite nella settimana, perché sono impegni nervosi, fisici, ma al di là del fisico, dico sempre, qualcuno magari ha fatto una seconda partita mercoledì, oggi ha fatto fatica a fare un'altra, che è un teatro, per cui ha giocato una buona partita, presente, segnando, difendendo, stasera va da 5 per le persi. Questione di riuscire a mettere due gare in fila, e questo è impegnativo, facendo la Coppa è questo. Quindi bisogna che i ragazzi imparino una svelta in maniera tale da avere la possibilità appunto di, tra virgolette, appunto, usare la Coppa e non che diventi un peso. Questa difficoltà di accoppiamento in transizione difensiva del primo tempo è dovuta a che cosa? A quello che ho appena detto, al fatto di... Dovuto al fatto che sì, sono tutta una serie di concause effettivamente che ci porta effettivamente a essere a volte così un po' spesati. Sono ragazzi che devono trovare quella tranquillità, quella serenità, un gruppo che effettivamente si sta purtroppo
modificando. Però secondo te questa tempo la faccia, cioè, secondo te è stato molto diverso come approccio in posizione difensiva. Sì, è chiaro che abbiamo parlato nello spogliatoio, abbiamo cambiato ovviamente l'atteggiamento, dove è stato buono, dove abbiamo giocato 15 minuti buoni, secondo me è stato un attimo, almeno 3 secondo me. Quindi vuol dire che come dicevo prima, poi tutti i 5 minuti, un errore, boom, smesso di giocare. E invece bisogna essere consistenti pure, non è che se facciamo un errore dobbiamo abbatterci o essere incazzati, che è diverso, non tristi o demoralizzati. Quindi è una squadra che deve ovviamente in questo cercare di essere decisamente più pronta a sopportare gli errori e a dare sulle situazioni di difficoltà. Positivi Demon e Bulleri, che sono stati l'anima della squadra. Sì, Bullo non avevo dubbi, dovrebbe essere il quintetto per cercare di fargli dimenticare il resto di infortuni che ha avuto proprio qua. Ed è il motivo per cui l'ho messo in quintetto, non l'avevo neanche avvisato, l'ho detto proprio la sentenza dallo speaker, mi ha guardato, ho detto sì, parti tu. Che non volevo che in panchina fosse via rimuginare su quello che era accaduto. Ho voluto che rompesse il ghiaccio e devo dire che sicuramente Bullo, da giocatore con attributi conclamati, ha dimostrato che effettivamente se c'è un po' di condizione può dire un giocatore che può effettivamente ancora darci un grosso aiuto. Coach, nella partita di domenica scorsa soltanto 7 assist, questa sera 8. Allora un po' il suo marchio di fabbrica, il marchio di fabbrica delle sue squadre è sempre quello della grande ricerca della soluzione migliore al tiro. Da un paio di settimane si stanno vedendo tiri presi fuori ritmo, presi dal palleggio e comunque soluzioni non ottimali rispetto alle situazioni che si vengono a creare. Questo calo di lucidità secondo te è dovuto anche alla Coppa o è un momento di difficoltà obiettivo della squadra? Un momento di difficoltà ed è chiaro che tu crei buoni tiri se crei vantaggi, nel senso faccio uno contro uno, o gioco pick and roll, la difesa reagisce e riesco a mettere la difficoltà, allora non ho vantaggio del giocatore che gioca uno contro uno o che gioca pick and roll, magari ce l'ha il compagno che è rimasto libero perché abbiamo mosso la difesa e di conseguenza quel compagno è rimasto libero. Se chi attacca pick and roll o chi attacca uno contro uno non riesce a mettere in difficoltà gli avversari, è chiaro che è più facile. Quindi dobbiamo cercare di essere più aggressivi, di migliorare in questo, perché evidentemente in questo momento qualcuno fa fatica a essere pericoloso. Non so se mi sono spiegato. Chiedi su ora sulla prestazione della squadra ha influito l'intensità dell'avversario, specie nell'approccio della partita. No, quello che ha fatto Cremona è stata sicuramente una buona gara, però sai, devo pensare in casa mia, devo pensare a quello che deve fare la mia squadra, quello che deve. Come si deve approcciare la mia squadra, noi possiamo, secondo me questa purtroppo è successo altre volte, partire così e poi recuperare. Con Trento è successo, la mia linea di casa, la Bosch, ha perso i due, sbaglia il tiro allo scadere, però possiamo ogni volta partire sotto i 15 per poi recuperare, perché sennò sai, qualche volta ti avevo fatto da male, quindi questo è un aspetto psicologico, ragazzi, devo cercare di migliorare, quindi devo cercare di essere più pericolosi in attacco, migliorare in difesa, c'è da lavorare tanto. Su un gruppo, ripeto, che sta cambiando parecchio in queste giornate. Grazie a tutti. Vittoria in casa, vi dedichiamo ai nostri tifosi. Ci tenevamo particolarmente per la classifica, per capire cosa serviva a vincere e per una crescita che la squadra ha dimostrato di saper fare. La partita che abbiamo sempre avuto sotto controllo, la difficoltà maggiore è stata proprio nel saper
gestire, tra virgolette, i vantaggi importanti che abbiamo sempre avuto. Prova ne sia che quando Brindisi, da grande squadra qual è, ha cercato di rimettere la partita, arrivando fino a meno 3, lì abbiamo riacceso i razzi e siamo tornati a più 20. Quindi vuol dire che eravamo pronti a fare una partita di grande spessore e di continuità. Grande valore alla nostra difesa, credo che sia diventata la prima difesa del campionato. Un attacco dove abbiamo eccellenze, prima di tutto sui tiri liberi, abbiamo eccellenze perché costruiamo sempre buoni tiri e abbiamo diminuito il numero di tiri ma elevato le nostre percentuali. Però la vera forza è stata l'energia che ogni giocatore ha messo in campo, sia per creare vantaggi, quindi per prendere fiducia, sia per saper contenere le spallate, le grandi spallate che ci sono venute da una squadra come Brindisi. Classifica importante, siamo a pari con squadre che giocheranno per lo scudetto, siamo sopra delle squadre che giocheranno per il playoff. Credo che questo significhi meriti. Non mi piace sentire una squadra forte, che vuol dire forte? Che gioca bene, allora sì. Perché sennò toglieremmo valore a questi ragazzi che ogni giorno in allenamento mettono coraggio, cuore e sudore proprio per migliorarsi. Quindi faccio i complimenti ai miei giocatori perché stanno regalando a tutti noi delle grandi emozioni, delle grandi soddisfazioni. La prima fra tutte è questa di essersi legati cuore e testa a questa città. La maglietta ha un valore molto importante e significativo. Secondo ringraziamento al mio staff, a tutto lo staff, sia tecnico che medico, per il lavoro quotidiano che fanno perché tutto questo possa avere successo che fino adesso ci siamo conquistati. Prego. Coach, la stessa domanda che ho fatto Luca, che ha parlato di una squadra che ancora sta lavorando, ancora ha margini di crescita. 6 partite, in questo momento 4 vittorie, margini di crescita, insomma, dove può averli? Uno su tutto nella continuità sui 40 minuti e la seconda sul cinismo. Quello del cinismo ha bisogno di tempo, perché non è che si fanno punture a giovani giocatori che per le prime volte stanno prendendo delle responsabilità importanti. Però mi fa piacere, qualcuno mi ha detto prima che sul più 3 non tremava la mano, c'era cuore e coraggio per fare le cose. Quindi questo già di per sé è un passo, ma non è la prima volta, infatti, ma io credo che abbiamo delle margini di miglioramento notevolissimi nell'integrazione, nel mettere insieme i vari quintetti, nello sviluppare diversi quintetti. Possiamo migliorare, ripeto, noi stiamo giocando 3 periodi dove dominiamo la partita, è un periodo in cui nei primi 5 minuti perlomeno subiamo gli avversari, per cui di tempo e di voglia di migliorarsi ce n'è. Ma ti aggiungo pure questo, che il campionato andando avanti non sarà più sufficiente quello che facciamo oggi. Tutto il quanto di buono stiamo facendo oggi è esaltante, perché poi mi diceva Taveri, dico bene? Sì. Siete una squadra spettacolare, bella, ecco, quindi ha fatto i complimenti. Ha bisogno di essere sviluppato, non sarà, da una domenica all'altra non sarà più sufficiente. Domenica andiamo a Trento, giocheranno 2 squadre che sono, come dire, le simpatie di questi mesi, se vogliamo, le rivelazioni, quindi sarà una partita molto, molto positiva. Ma pensare che basterà quello che abbiamo fatto oggi sarebbe un errore, ecco. Quindi in settimana lavoreremo per cercare di migliorarci. Cosa pensa per il primo tempo, quando ti devo aspettare 4 minuti, credo, perfetti, quando così ha fatto quella sponda da playmaker, cioè onestamente ci sono i 3 minuti di potenza, cioè entrava tutto, era toccava la palla a tutti, era una cosa. Non credo sia mai visto qualcosa del genere qua. Ma questo non sapevo io. No. Mi sentivo gratificato per loro, perché stai in campo, sono i giocatori, perlomeno proprio fuori dai denti. La gratificazione di avere un gruppo che chi entrava faceva qualcosa di importante, non solo in attacco ma anche in difesa. Un gruppo che si aiuta in difesa, un gruppo che si passa la palla in attacco. È una cosa su cui puntare e lavorare. Vorrei sottolineare che le cose non accadono a caso, no? Che dietro tutto questo c'è un grande lavoro e che non dobbiamo smettere.
In questo grande lavoro c'è adesso un pensiero costante. Tutto quello che abbiamo fatto, siamo solo alla sesta partita, quindi non abbiamo fatto ancora niente. Ce la siamo conquistata, è stato sudore per fare quello che facciamo. E quindi dobbiamo proseguire per essere gratificati e per gratificare questo pubblico, che mi sembra che numericamente sia sempre più importante e si sente molto legato a questa squadra, non solo perché stiamo vincendo o giocando bene, ma perché vede che si sbuccia ginocchia e gomiti su ogni pallone. E questo credo che sia una cosa che unisce. Quindi ci sentiamo ancora più responsabilizzati finché questo dobbiamo portarlo ogni volta in mezzo al campo. Non ci deve illudere questo inizio di campionato. Questo ci deve dare fiducia, ci deve far capire con quali valori abbiamo costruito questi risultati. Ma 24 partite da giocare, vi assicuro che sono ancora una montagna, un Everest incredibile, e un Everest con la neve, con i ghiacciai e con il vento. Quindi seguitiamo a lavorare come stiamo facendo e diciamo bravo a questi giocatori che stanno regalando emozioni e soddisfazioni. Coach, non è semplice quando una partita della cioè non è semplice vedere una partita in cui i giocatori determinanti sono stati proprio gli italiani. Campani, Vitali, Miana, Camilla, Calzotti stesso, Ma questo sta però nel coraggio con cui abbiamo pensato alla squadra. Avere 6 italiani, essere la seconda squadra che fa giocare come numero di minuti gli italiani. E in questo abbiamo una risposta sulla progettualità, sul coraggio. Però quando abbiamo fatto questa squadra sapevamo che il budget non sarebbe stato importante. Dovevano essere importanti l'idea e il lavoro. E quello che riusciamo a fare oggi per merito di questi ragazzi, proprio perché vogliamo dar seguito, sanno che possono fare, sanno che possono sbagliare, sanno che possono rimediare. Vedere un gruppo di italiani che deve essere sempre, secondo me, un supporto per qualsiasi squadra, soprattutto per una squadra che come noi deve avere come obiettivo finale la permanenza, è un fatto molto 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 importante. Devo dare atto a Campani, no? Che è comunque un giovane che per la prima volta si dovrà fare un'esperienza da quintetto e essere migliorato di partita in partita. Quindi la pazienza di dire vai avanti, non ti preoccupare, l'errore non è che farà 100 partite uguali, però ha dimostrato che può fare certe cose, quindi vuol dire che dare fiducia, lavorare, può permettere questo. Crediamo molto, quindi ho sempre creduto personalmente negli italiani e quindi andiamo avanti per questa strada. C'è un piccolo uomo, se vogliamo, il fatto Cusino è stato in panchina diversi minuti, anche perché mi sembra un po' complicato togliere Campani visto come ha giocato nel finale. Il ragazzo è tranquillo, c'è qualche visto che veramente cercare un pelo che beh, certo. Allora la risposta è due. Primo, Campani stava giocando alla grande e io non gioco con l'orologio. Secondo, Marco ha un problemino fisico per cui l'abbiamo preservato, però come dire, una squadra che gioca a quei livelli andare a vedere qui non c'è, perché dichiaro. Allora fatemi chiarire una cosa, prima di questa partita vi faccio una domanda: quanti minuti giocava Cusin nel suo 10 anni di campionato? Ve lo dico io, 16, da noi 19. Quanti tiri ha fatto Cusin nella sua carriera di media? 3,5, da noi 4,5. Quindi voglio dire, non guardiamo ai minuti, guardiamo l'utilità. Noi siamo una squadra che guarda l'utilità, non ai minuti. Campani gioca bene, Campani si deve giocare. Gioca bene Milano, gioca bene Milano. C'erano 4 italiani quando abbiamo rifatto il track. Quindi non abbiamo. In più Marco non è. No, prima manca di allenamento, che è venuto da una settimana. Secondo, un piccolo problema di cui io non posso, non voglio. Problema banale, però se possiamo preservarlo, lo preserviamo. Possiamo fare un gioco, proprio una cosa simpatica. Cioè, questa squadra le ricorda delle sue squadre del passato la vita. So che è difficile fare dei paragoni. Sto pensando. Probabilmente la prima Avellino, perché cominciamo con 6 vittorie di seguito, anche in una squadra con quintetto molto giovane. C'era Abraham, c'era De Marcos Nelson e c'è il Cacchiol, che erano tutti 21enni, 22enni. Quindi anche lì la trazione era molto. Molto giovane, presi Riccardo Cortese dalla Serie B, quindi era un ragazzo che veniva dalle serie minori, e presi Casoli che era un veterano ma serviva da chioccia a tutta la squadra, quindi solo per l'inizio travolgente, cioè oggi abbiamo 4 vittorie su 6, a quel tempo, 5 anni fa, mi pare,
hanno 6 vittorie su 6, però io dico che di uguale sia impossibile, perché non c'è qualcosa di uguale. Questa ha una sua connotazione con una forte tempra italiana, una forte cultura del lavoro, come lo era nel lavoro anche quella di Avellino. 5 anni mi sembra di dire che oggi in questo basket sono tanti, vedo anche dei cambiamenti in questi 5 anni che sono passati, per cui l'unica cosa che è comune è la gioventù di quelli che sono in quintetto e il fatto che anche lì 6 vittorie consecutive al primo posto, poi viene Siena, ci deve una scorciata, e Siena che vince tutti gli scudetti, ma una scorciata ci fece sentire il Severino affumicato. E facciamo le debite proporzioni, ricordo anni fa in Lega 2 che di Serie A, il primo di Lega 2 che fece il paragone, disse la mia sorella, la sua regina, gioca molto bene, la squadra sua nuova, la si assomiglia molto al Verde prima di Otto Hagel o alla Grecia, che poi lei ha un modello anche negli altri. Io ce l'ho un modello e come? Solo che è presuntuoso il modello che ce l'ho. No, no, carità, cioè. Quando allenavo forse proprio Avellino, giocavamo a Varese e vincemmo, un giornalista della Gazzetta ci parla però in Boston Celtics di allora. Però è stato un giornalista a paragonare. Il colore c'era. Oggi guardo la NBA e dico, tutte le squadre giocano a NBA, meno una che gioca europea, secondo me, che è San Antonio. Ora, con le dovute proporzioni, per carità, noi cerchiamo di avere organizzazione e di avere personalità. È molto presuntuoso quello che ho detto, ma non vuole esserlo. Ci ispiriamo, mi ispiro, perché se c'è un aiuto allenatore che si chiama Ettore Messina, l'italiano, se ci sono giocatori europei e un italiano, se vincono i titoli, evidentemente qualcosa ci deve insegnare, no? Perché se non è solo vai dietro alle mode di chi vince, mi pare più importante andare dietro a chi vince in un certo modo, non di moda. E credo che la continuità con cui San Antonio fa le cose, proprio la sua identità, la sua personalità, mi piacerebbe tanto poterla raggiungere. Questa squadra, questi giocatori hanno voglia, hanno fame, hanno entusiasmo, però siamo Cremona, Bologna, siamo orgogliosamente Cremona e orgogliosamente Bologna, era solo per giocare a chi vorresti somigliare. Non a George Clooney, da San Antonio. Cesare, dicevi prima che questi ragazzi si sono legati da mal di addosso, ma tu che cosa hai fatto nello specifico per contribuire a ciò? Questo me lo direte voi alla fine, non adesso. Ma non ci siamo. Ma io ci metto passione, entusiasmo, la voglia di aiutare a crescere dei ragazzi, la voglia di far capire quanto sia importante l'organizzazione e la personalità che deve crescere in ognuno di noi, il lavoro quotidiano, lavoro facendo capire che la difesa è un baluardo su cui ci si può appoggiare sempre, che l'attacco è attaccare, non è rinunciare, attaccare non è forzare, è muovere la palla per trovare la migliore soluzione. Quindi do delle indicazioni, la strada, indico la strada, se posso usare una frase usate e abusate, loro sono le frecce, io penso di essere l'arco. Corso, abbiamo, come dicevi prima, recuperato una partita, meno 3, eccetera, non è la prima volta, eccetera, e ti faccio sempre la solita domanda. Questa squadra non è ancora pronta per pensare a qualcosa di diverso. Ve lo dico, ma non. Guarda, se pensassi diversamente non avrei neanche un secondo di tempo. Ribadisco il concetto, l'abbiamo visto quando lui diceva al primo tempo. Io mi lamentavo con i miei assistenti perché facevamo a un certo punto cose fantasmagoriche, no? Palloni sopra la testa, bisogna uccidere la partita. E noi non siamo ancora pronti per farlo. Prova ne sia che più 16, più 17 l'abbiamo fatti rientrare. Poi dopo abbiamo saputo uccidere la partita. Per cui non c'è ancora una mentalità per dire cambiamo obiettivi alla sesta di campionato. Oggi è importante sempre guardare, girarsi e guardare in basso, ma questo non significa che dentro non siamo ambiziosi, però non vogliamo stravolgere i valori con cui questa squadra sta lavorando e pensando di crescere.
ribadisco l'idea, oggi ci dicono che siamo forti, mi fa piacere, ma siamo forti perché giochiamo bene, per cui c'è il valore del giocare bene che ci permette di essere forti. Ma siamo la stessa squadra di mando d'agosto, ci hanno messo 5 mezzi in progetto. Siamo la stessa squadra. E qui capite che è lo sviluppo del valore che ha dato credibilità alla squadra. Non è che sono cambiati gli elementi. Noi abbiamo messo così perché un americano non no, c'è. No, certo. Abbiamo integrato Marco così, a cui siamo molto, molto legati, attaccati, e che ci sta dando e ci darà una grossa mano, questa commentata. Ma ci aiuta molto, sicuro. Ci permette un'intensità, no, ma io mi credo. Noi siamo contenti, abbiamo puntato su così, ripeto, non per i 20 punti, i 10 rimbalzi che lui non ha mai fatto nella sua carriera, ma perché Marco aiuta tutti. Ecco, durante la settimana ho visto una cosa che da una parte mi ha fatto molto piacere, da una parte mi ha fatto pensare, la condivido, la voglio condividere con voi. Da Marco e da Luca sono nate delle iniziative anche over organizzazione. Allora lì, se vuoi fare il rigido, dice no, si fa così, punto e basta. Ma se vuoi far crescere una squadra di giovani, siccome vi ho sempre detto che i bravi ragazzi vanno in paradiso e i cattivi da tutte le parti, mi sta bene e voglio che ci siano i cattivi ragazzi. Però è importante che seguiamo la strada maestra che abbiamo intrapreso. Marco, Luca, ormai questi ci stanno dando anche in questi termini. Cioè stanno sgrezzando dei giovani giocatori che non è solo tecnicamente che si gioca a basket o tatticamente, si gioca con un ardore, no? Con una crescita. Ecco, Luca e Marco stanno aiutando la squadra proprio anche a farli crescere in questi errori. L'unica cosa da fare forse di Inter, perché quasi mi colpo la testa dentro i tabelloni luminosi, non era che... No, ma lei è stato bravissimo, sì, non ho fatto in tempo a prenderlo prima. No, questa la gente piace, questa. Credo che la gente voglia vedere uno spettacolo, dentro lo spettacolo vuole vedere energia, vuole vedere gente che si impegna. Fino a che saremo questi, la gente sarà gratificata di tutto quello che questa squadra sta facendo. Grazie.